Beh, Erodoto ne sarà felice. È evidente. Qualcuno è stato qui molto tempo prima di noi. Leonida sapeva di questo posto. Dobbiamo parlare! Non è stato difficile trovarti. Sei venuta da sola? Stai bene? Cassandra, sei viva! Non mi toccare! Dai, sorellina, devi raccontarmi tutto. Che ti è successo? Non devo raccontarti niente. Non ti conosco. Beh, io conosco te. Non fa niente. Ci sono cose più importanti di cui parlare. Hai ragione. Come la trovata del manufatto. Hai attirato la mia attenzione, se è quello che volevi. Cosa? Il manufatto ha mostrato la verità. Siamo fratelli e siamo sopravvissuti a Sparta. Sì, ha mostrato la verità e ha confermato quello che già sapevo. Che tu mi hai buttato giù da una montagna! Se è questo che pensi, Cassandra, devi aver sbattuto la testa venendo qui. Ho sentito la storia, e non da un bugiardo come te. E non chiamarmi mai Cassandra. Giusto, Deimos. No, lei non posso dire di conoscerla. È una semidea, venerata e temuta dalla setta e da tutto il mondo greco. A me sembra pura fantasia. È stata la setta a farti credere a questa storia. Fossi in te, chiuderei quella bocca, se non vuoi che lo faccia io. Non l'hai fatto quando ne hai avuto l'occasione. Non lo farai nemmeno ora. È un'idiozia! Dobbiamo trovare nostra madre. Non mi interessano le rimpatriate. Voglio solo sapere cosa credi di fare. Quello che fa la tua setta. Cerco Mirine, nostra madre. Non cercano lei. I tuoi amici non la pensano così. Lei è il loro prossimo bersaglio. Se mai la cercassero, sarebbe per ucciderla. Ma se non sai dove si trova, significa che ha abbandonato anche te. Davvero triste. Anche se siamo stati abbandonati, siamo sopravvissuti. Possiamo riportare le cose come erano, dobbiamo solo trovarla. Alla setta non importano i sentimentalismi o la famiglia. Il suo unico scopo è il controllo. Se è vero che ci cercano, di loro che non troveranno mai. È svanito nel nulla. Credimi, l'ho cercato. Se ho trovato te, il figlio perduto di Nicolao, troverò anche lui. E quando lo farò, si pentirà di non essersi buttato lui da quella montagna. Non mi importa ciò che pensi. Troverò Mirine. Fa la cosa giusta. Vieni con me. Cosa? La cercheremo insieme. Potresti aiutarmi? Oh! Credi che l'amicizia sia la risposta? Io e te come due bimbi smarriti in cerca della mamma. Sei così debole. È responsabilità, non debolezza. Non abbandonerò la mia famiglia solo per vendicarmi. Responsabilità? Non farmi ridere.
La setta ha un piano e non si lascerà ostacolare da gente come te. Dare la caccia a tua madre non gli basta? Non siamo rapitori. Siamo politici. Chi non sta con noi è contro di noi. E pagherà per i suoi errori. Come me? Come te. Ho sentito che vuoi andare ad Atene. Quando sarai là, di a Pericle alla sua feccia elitista che i prossimi sono loro. La setta ha lasciato in vita Mirin. E anche Nicolao. Perché ucciderli ora? Perché tu vivi. Sei tu la causa. La setta è potente, ma i suoi membri sono mortali. Io ho il sangue degli dèi, perciò pensano che ce l'abbia anche tu. Ma scopriranno quanto si sbagliano. Darò la caccia alla setta, sappilo. Hai visto quanti siamo? E di che cosa siamo capaci? Credi ancora di avere una possibilità? Mettimi alla prova. A quanto pare avere fegato è una cosa di famiglia. Dici che abbiamo lo stesso sangue. Vediamo cosa sai fare. Ci siamo ritrovati, sorella. Ti ho detto di non toccarmi. Deimos! Malaka. Erodoto non ci crederà. Devo dirgli cos'è successo. Allora, la leggenda era vera? È stato magnifico? Che ti è successo? E la tua lancia... Calmati, Erodoto! La mia lancia è più forte ora. Lo sento. Avevi ragione. C'era una specie di manufatto. Mi ha mostrato una visione. Di me e di mia madre. Allora, l'antica civilizzazione è reale. Alexios... Non hai idea del potere che possiedi racchiuso nella lancia di Leonida. Non è tutto. Deimos mi ha seguito. Mi ha detto che la setta si sta già muovendo. Ci stanno cercando. La mia famiglia. Pericle. Perché dirtelo se non per attirarti in trappola? Non importa. Dobbiamo andare ad Atene e avvertire Pericle. E dobbiamo trovare mia madre prima di loro. Allora raggiungiamo la Pnice. Se è Pericle che cerchiamo, lo troveremo lì. Pronti alla partenza! Il timone ti attende! Aspettiamo che sia a tiro.
avviciniamo a quei rottami. Abbassare i remi. Remi in barca e le spiegate. Non è sicuro stare qui, teniamo gli occhi aperti. Rottami vicini, li raccogliamo. Spiegare le vele! Dobbiamo davvero passare di qua, comandante. Vorrei avere la tua sicurezza. Siamo in acque pericolose, comandante. Quando sarai pronto, raggiungimi alla Pnice, ad Atene. Atene. Vediamo cosa ha in serbo per me questa città.
fuori dai piedi, tutti qua. Meglio non affrontare nessuno. Sotto. Prima o poi ti fermerai. Diamoci da fare. Darò una morte veloce! Al riparo subito! Ti guarderò morire lentamente. Della tua testa farò un trofeo. Qui non si scherza. Ti darò... Gli Spartani si avvicinano alle nostre mura, ma dobbiamo restare uniti per la gloria di Atene! Per la tua gloria! Amici, amici, vi prego! Solamente perché gli Spartani sono alle porte non significa che dobbiamo comportarci come loro! Un buon raccolto! Peccato che gli Spartani abbiano bruciato i nostri campi!
Il Partenone è glorioso, Pericle, ma a quale prezzo? Quante triremi avremmo potuto costruire al suo posto? Non dobbiamo dividerci! Siamo già divisi e gli Spartani stanno vincendo! Agisci, Pericle, o lo farò io! Oh, bene. Sei qui. È peggio di quanto pensassi. Cleone ha fomentato il popolo. Dobbiamo andare. Dove andiamo? Da Pericle. Papse e Crasosi! Indietro! Non è una minaccia per Pericle, te l'assicuro. Ah, Erodoto. Va bene, lasciali passare. È bello rivederti, Pericle. Anche per me. Vorrei solo che le circostanze fossero migliori. E lui chi è? Alexios. Benvenuto, Alexios. Qual è la tua prima impressione di Atene? Credo che tu abbia parlato bene. È facile dimenticare il bene fatto in passato quando i tempi sono difficili. Pericle, siamo qui per... Dobbiamo parlargli in privato. Scegliere il momento giusto. Bene. Siamo qui per affari urgenti. Come tutti, del resto. Potrei aver detto ad Alexios che lo inviterei al suo simposio. Vuoi che escluda gli ateniesi e che inviti uno straniero al loro posto? Hai sentito la folla. Non le serve un'altra ragione per odiarmi. Se lavorassi per te, forse potrebbe essere scambiato per un servitore. Io non servo nessuno. Alexios, siamo ad Atene. Se vuoi qualcosa, a volte devi interpretare un ruolo. E dimmi, cosa vorresti esattamente? Cerco una donna molto importante per me. Erodoto sostiene che ai simposi si possano ottenere informazioni preziose. Ha ragione. Vuoi partecipare al simposio, ma non ti prometto che troverai le informazioni che cerchi. Dimmi solo cosa devo fare. Prima di tutto cerca il mio collega, Metioco. Dovevo incontrarlo oggi e non è da lui mancare a un appuntamento. D'accordo. Il mio amico Fidia deve essere scortato fuori da Atene il prima possibile. Qualcos'altro? Sì. Un voto di ostracismo potrebbe aver bisogno della tua influenza. Metioco, hai detto che è un tuo collega? Un alleato politico. È uno dei miei amici più leali. Fidia, il famoso scultore. Cosa ha fatto esattamente? È accusato di diversi crimini e attende un processo. Lo troverai al suo laboratorio sotto stretta sorveglianza. Ostracismo? Forse il termine esilio ti è più familiare. Qui ad Atene votiamo per decidere chi tra due persone debba andarsene. I due sono il filosofo Anassagora e un altro uomo accusato anch'egli di blasfemia. Un mio contatto all'Agora ti darà i dettagli. Ci penso io. Mi aspetto discrezione. È andata bene. Non hai esattamente un invito, ma una promessa è già qualcosa. Anche se temo che chiederà l'opinione di Aspasia. Io andrò al simposio. Qualcosa che potrebbe interessare.
Caire, ti ho visto parlare con il mio collega Pericle. Da quello che ho visto, non siete molto affiatati. È solo politica. Pericle è un brav'uomo, un grand'uomo. Solo non è l'uomo giusto. Non è quello che ho sentito io. Da quale bocca? Dalla sua? È stato eletto. Atene è la patria della democrazia. Certo che sì. Solo che è l'uomo sbagliato a guidarla. Ti serve qualcosa? O volevi solo istruirmi sui concetti più sottili della democrazia? Pericle organizza feste per i ricchi e potenti, mentre siamo sotto assedio. Io voglio che il popolo reclami il potere. Tu potresti aiutarmi. I miei servigi non sono economici. Comprendo il mondo degli affari e i bisogni della gente. Ti pagherò profumatamente per i tuoi servigi. E come vorresti che ti aiutassi? Aiuta Atene, non me! Gli Spartani ringhiano fuori dalle mura cittadine. Semina il caos tra i loro ranghi. Falli soffrire come noi. Pensaci. Accetterai l'incarico e dimostrerai agli Spartani che non ci hanno ancora sconfitto? Non ho problemi a uccidere gli Spartani. Bene. Uccidi il loro comandante Nabi, distruggi le scorte e torna da me con la prova delle tue azioni. Mostragli che siamo bravi a difenderci. Sarà fatto. Fidati, è una grande opportunità per te.